Restiamo in tema di diritti civili e ci colleghiamo però ad una questione un po' etica e morale legata alle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro e al suo diritto, nonostante eh, la latitanza e il ruolo eh, nella sua vita, di dover avere le cure giuste per la propria patologia. Qual è il suo punto di vista e se ritiene che a volte ci sia stato anche un accanimento mediatico eh, di invasione della privacy? da medico oh, devo sottolineare che eh, esiste eh, anche in queste circostanze il rispetto eh, per la privacy eh, per le condizioni che sono state messe così eh, a nudo di un eh, ormai di un pregiudicato di, un, di una persona che si trova eh, agli arresti eh, io credo che uno stato civile mh, debba esserlo anche nel mantenere un certo riservo eh, rispetto alle informazioni che riguardano questi soggetti, avere spiattellato un po' dovunque le condizioni cliniche di questo soggetto e eh, aver mh, dichiarato alcuni particolari, ecco che forse non è neanche più il caso di sottolineare, io credo che non faccia parte eh, e non faccia onore eh, a chi eh, si è fatto interprete di questo tipo di informazione. Un paese civile come il nostro deve essere garante anche nei confronti di questi, eh, di questi soggetti. Ancora di più se si trovano nelle condizioni di eh, malattia come questo Messina Denaro. Eh, bisogna rispettare eh, la privacy e, e farlo in qualsiasi momento della sua vita. Il rispetto della persona non si nega a nessuno? A nessuno, assolutamente, perché altrimenti si negherebbe eh, la libertà e la civiltà del nostro paese. Noi siamo un paese estremamente democratico che ha dimostrato di esserlo e deve esserlo fino in fondo.